Deputati, intervengono per la CGIL, iniziamo da loro, Cristiana Ferrari, Nicola Marongiu e Luigi Caramia. Sì, Prego. grazie Presidente. La nostra prima preoccupazione riguarda i forti ritardi CGIL. accumulati durante la fase di riscrittura nell'intervento. Soltanto circa 7-8 minuti di tempo per organizzazione sindacale. E i forti ritardi che sono stati accumulati in questa riscrittura nell'implementazione del piano, una riscrittura che il governo ha effettuato in maniera autoreferenziale, con poca trasparenza e nessun coinvolgimento del Paese, escludendo in particolare le forze sociali. E questo nonostante i regolamenti europei e la legge italiana prevedano precisi obblighi per garantire una governance partecipata. Ribadiamo quindi la nostra richiesta di attivare un vero confronto preventivo con le parti sociali maggiormente rappresentative, sia a livello nazionale sia soprattutto a livello territoriale. Fondamentale poi l'accesso ai dati e alle informazioni. Per questo chiediamo la possibilità di accesso alla banca dati Regis per le parti sociali. Nel merito del decreto. Il primo tema che per noi è il più urgente è la salute e sicurezza sul lavoro. Si conferma la totale assenza di una strategia di prevenzione e protezione a partire dalla piena attuazione del decreto 81 del 2008, dalla cancellazione della precarietà del lavoro, dall'eliminazione degli appalti a cascata, dalla piena riaffermazione della parità di trattamento economico e normativo eliminata dal decreto 276 del 2003 e dal rispetto dei contratti nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative che il governo invece stravolge prevedendo il criterio del contratto maggiormente applicato. La patente a crediti non c'entra nulla con quanto rivendicato dal sindacato e presenta molteplici profili di criticità sul meccanismo di perdita di acquisizione di crediti, sugli obblighi formativi, sulla mancanza di un vincolo di ripristino delle condizioni di sicurezza per la limitazione poi al solo settore edile. L'intervento sull'attività di vigilanza non è sufficiente, né sul piano delle dotazioni organiche, né su quello degli strumenti di sostegno all'attività ispettiva, né rispetto alla necessità urgente di rafforzare la medicina preventiva sul territorio. Gli stessi interventi per la lotta e il contrasto al lavoro sommerso non rispondono alla necessità di aggredire complessivamente e con efficacia questo fenomeno. Per quanto riguarda gli appalti privati, il principio di parità di trattamento riguarda solo il trattamento economico e non quello normativo, mentre non si assume la necessità di estendere per tutti gli appalti di lavori, opere e servizi le regole previste per gli appalti pubblici anche ai settori privati. Per quanto riguarda il PNRR in senso stretto, le clausole occupazionali per giovani e donne vengono disapplicate per i progetti in essere, circa 68 miliardi, quasi un terzo del totale, un vero e proprio tradimento di uno degli obiettivi fondamentali e trasversali del piano. Chiediamo non solo il loro ripristino, ma il loro rafforzamento. L'altra vittima, per così dire, della riscrittura è il Mezzogiorno. La copertura degli interventi cancellati o ridimensionati avviene ricorrendo a rilevanti risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, che vengono di fatto scippate alle regioni del Sud. I tagli alle infrastrutture penalizzano soprattutto il Meridione. Inoltre, permangono fortissimi dubbi sulla reale attuazione della clausola del 40% di fondi da riservare e destinare al Mezzogiorno. Su questo va acceso un potente riflettore perché la riteniamo una condizione inaggirabile. Vengono tagliate pesantemente sia le risorse del Ministero della Salute per oltre 676 milioni, lasciando così al palo la sanità territoriale, sia quelle delle regioni per circa 1,8 miliardi, come denunciato dalla Conferenza delle Regioni. E sono gravissimi i ritardi accumulati nell'utilizzo dei fondi. È la missione con la percentuale più bassa di messa a terra. In generale si riducono gli investimenti pubblici diretti per finanziare ancora una volta ulteriori incentivi automatici alle imprese come sono e dove sono e senza particolari condizionalità. Ad esempio, per Transizione 5.0, che senso ha incentivare progetti di riduzione dei consumi energetici di un'impresa di appena il 3%? Inoltre, non si affronta il vero nodo emerso della scarsa capacità amministrativa e progettuale, in particolare degli enti locali e del Mezzogiorno. Ma la questione di fondo è l'assenza di un'idea di politica industriale e di intervento pubblico sul lato della ricostruzione delle filiere produttive, indispensabile per gestire la riconversione ecologica e digitale del nostro sistema industriale. Il pericolo è di non capitalizzare qui in Italia questa mole di investimenti e di regalare PIL e occupazione agli altri paesi, dalla Germania alla Cina agli Stati Uniti. In definitiva, il tema che il governo sembra dimenticare è che il PNRR non ha l'obiettivo di cristallizzare lo stato delle cose esistenti, ma ha una fondamentale funzione
funzione trasformativa, sia rispetto alla struttura produttiva, sia soprattutto rispetto alle disuguaglianze sociali e ai divari territoriali che vanno ridotti drasticamente. Pensare che per riuscirci non serva irrobustire il welfare e indirizzare lo sviluppo, ma che sia sufficiente lasciare mano libera al mercato, non disturbando chi vuole fare, equivale a sperare che, riproponendo sempre le stesse ricette sbagliate, prima o poi si possa guarire dalla cronica malattia della crescita anemica, dei bassi salari, della svalorizzazione del lavoro, della deindustrializzazione incombente. Così facendo, c'è il rischio concreto che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, da occasione irripetibile di cambiamento, si trasformi nell'ennesima occasione perduta. Noi non ci rassegniamo ovviamente a questo esito e faremo tutto il possibile per ottenere risposte per le persone che rappresentiamo, a partire da temi cruciali come appunto salute e sicurezza, appalti, contrattazione salari, creazione di lavoro di qualità soprattutto per giovani e donne e un nuovo modello di sviluppo che sia ambientalmente e socialmente sostenibile. Grazie dell'attenzione, ovviamente a stretto giro vi manderemo un documento molto più articolato e complesso e di dettaglio. Grazie. Passiamo alla CISL. Abbiamo presenti Ignazio Ganca e Stefano Colotto. Grazie Presidente, purtroppo interveniamo da remoto perché impegnati in altra regione. È un'opportunità di analisi, di confronto importante rispetto ad alcune, oltre che per il PNRR, anche rispetto ad alcune delicate previsioni in materia di lavoro. Si sente? Sì, prego. Il decreto per noi è molto importante in quanto definisce le modalità attuative, le dotazioni finanziarie del piano e quindi di prospettiva rispetto alla revisione recentemente negoziata con la Commissione europea. Evidenziamo che questo decreto non è stato ancora oggetto di confronto con noi nell'ambito della cabina di regia del PNRR. Vi proponiamo alcuni elementi di valutazione e dovremmo aver già inviato un articolatissimo papier, per cui è possibile che ce l'abbiate già sotto mano. Relativamente all'articolo 1, quindi in materia di investimenti, abbiamo verificato il particolare rilievo di assicurare la copertura finanziaria ai nuovi progetti inseriti nel piano con la rimodulazione effettuata ad agosto. E poi il fatto che si chiarisca anche rispetto ai progetti espunti dal PNRR, perché incoerenti con le condizionalità e le tempistiche del piano che comunque verranno realizzati. E poi c'è tutto l'aspetto dei progetti già in essere. Le coperture finanziarie 12,8 miliardi con risorse recuperate dall'FSC 4 miliardi e 9 e dal piano complementare nazionale 3 miliardi e 8 chiariscono anche in termini di quantificazione le somme, diciamo così, che andranno, diciamo così, ad insistere su questa diciamo così, trilogia di interventi che il piano intende perseguire. Per noi l'operazione di ricognizione delle risorse disponibili effettuata dal governo con un'identificazione delle diverse fonti e le disposizioni relative alle verifiche degli interventi finanziati con il PNC devono necessariamente portare a un'accelerazione del rispetto dei cronoprogrammi previsti. In particolare per quanto riguarda le infrastrutture, noi valutiamo positivamente l'incremento di spesa complessiva di 2 miliardi e 625 milioni in 5 anni per tutti gli interventi che il provvedimento indica, sono molti, non sto a recitarli. È positivo che al comma 8 vengano rimodulati i finanziamenti che vanno a integrare i maggiori investimenti previsti al precedente comma 6. Ci preoccupa invece il recupero di risorse ingenti, 4 miliardi e 9 dall'FSC, e qua richiediamo gli opportuni chiarimenti e le necessarie assicurazioni relative al reintegro delle disponibilità del fondo stesso, sia per la programmazione 14-20 che per quella 21-27.
Ribadiamo in ogni caso la necessità che nell'attuazione delle misure relative all'FSC e quindi nell'ambito degli accordi di coesione il confronto venga allargato al partenariato economico-sociale. Rispetto al comma 8 e al comma 13 dell'articolo 1, stiamo parlando di investimenti in sanità, giudichiamo con preoccupazione la riduzione delle risorse complessive precedentemente previste nel PNC e destinate alle politiche della salute, pur comprendendo la necessità di una loro riallocazione se collegata ai ritardi nella tempistica di attuazione. Per noi resta prioritario però il completamento di tutti i programmi previsti in M6, per la quale abbiamo sempre sostenuto essere insufficienti le risorse complessivamente stanziate dal piano. Apprezziamo comunque la semplificazione prevista col collegamento ai CIE sottoscritti rispetto all'utilizzo delle risorse di quell'articolo 20 della 67-88 per il completamento dei diversi investimenti e per coprire i maggiori costi dovuti all'incremento dei materiali. Però facciamo notare che le risorse dell'articolo 20 sono poco utilizzate dalle regioni perché la norma è particolarmente complessa. L'abbiamo fatto presente ieri anche al Ministero della Salute. Così come riteniamo importante il rendiconto semestrale per ogni linea di attività su cui auspichiamo un confronto anche sul livello regionale. Rispetto alla materia della responsabilità per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, riteniamo che la disposizione risponda alla necessità da noi sostenuta fortemente di implementare il monitoraggio e quindi il rendere conoscibili tutti i dati relativi allo stato d'avanzamento del PNRR. L'abbiamo fatto presente anche al Ministro perché non è semplicissimo il monitoraggio. Rispetto ai poteri sostitutivi, siamo convinti che il ricorso ai commissari in realtà sia identificativo di un difficoltoso funzionamento della macchina amministrativa. Ci sono molti articoli in questo decreto che tendono al rafforzamento della macchina. La macchina funziona se ci sono le persone, se ci sono le persone formate e motivate, per cui è importante insistere sotto questo profilo sul rafforzamento del sistema delle pubbliche amministrazioni che accompagnano i progetti del PNRR. Bene la disposizione relativa al Comitato per la lotta contro le frodi. Qua noi chiediamo che le parti sociali siano parte integrante del Comitato. Rispetto all'articolo 4, la struttura di missione da rafforzare è importante. È importante però anche un'azione, una struttura di missione che favorisca l'azione coordinata e sinergica tra risorse PNRR e risorse della politica di coesione. Ripeto, c'è in diversi articoli, anche nel 5, 6, 7, un rimando al ricorso di commissari. Articoli 5, 6, 7 stiamo parlando ad esempio di rifunzionalizzazione di beni confiscati alla criminalità, del superamento degli insediamenti abusivi. Qua insistiamo sul fatto che il ricorso ai commissari è indicativo del non adeguato investimento sulla macchina amministrativa e quindi il rimando è al ragionamento che facevo anche poc'anzi. Relativamente al rafforzamento della capacità amministrativa mi sono già espresso, anche qui siamo all'articolo 8, il provvedimento lo tratta e non mi sto a ripetere. Gli enti locali debbono essere accompagnati, aiutati. L'articolo 10, il CNEL, per noi è importante che venga rafforzato, che venga eventualmente integrata anche la cabina di regia col suo presidente, non abbiamo problemi. È condivisibile anche la misura per il rafforzamento della capacità organizzativa del CNEL. Le chiedo solo di andare a chiudere cortesemente, grazie. Relativamente alle misure sul lavoro,
È importante il rafforzamento dei servizi ispettivi ed è importante anche questa abrogazione del ruolo ad esaurimento degli ispettori di INPS e INAIL. Le misure debbono essere rafforzate adeguatamente, senza se, senza ma. Sono misure che noi troviamo anche adeguate dove c'è l'innalzamento delle sanzioni, la lista di conformità, la congruità dell'incidenza della manodopera sugli appalti dei lavori pubblici, ce lo chiedono anche i nostri edili, il fatto che si ricorra anche delle misure importanti da noi richieste anche da tempi immemorabili come la patente a punti. E qua vorremmo confrontarci perché per noi è importante questo tema, però è ulteriormente necessario prevedere che per gli eventi di estrema gravità ci sia anche l'interdizione per un tempo congruo dallo svolgimento di qualsiasi attività nel settore nel quale è accaduto l'evento. E riteniamo di estrema rilevanza anche la previsione di interventi di decurtazione dei punti da parte dell'organo di vigilanza preposto al rilascio della patente, ma anche rispetto alla segnalazione dei rappresentanti dei lavoratori della sicurezza. È importante rafforzare l'attività di accertamento e di contrasto alla violazione degli obblighi contributivi. Riteniamo però che le assunzioni degli ispettori, così come vengono inquadrate dal decreto, non siano ancora sufficienti per una lotta all'evasione o all'elusione contributiva assicurativa e per un presidio ovviamente dei cantieri. Mi perdoni, ma siamo oltre concludo, 7 minuti. Tanto avete l'audizione sotto mano. Grazie. Grazie. Allora, passiamo alla... Pronta? Sì, Will. Sulla linea di partenza. Will, Veronese e Veltro. Start. Siamo al quarto decreto che modifica la governance del PNRR e apporta semplificazione all'impianto generale. Un decreto legge omnibus. Assistiamo all'ennesima norma di accentramento di poteri e decisioni verso Palazzo Chigi. Certo, il decreto individua le risorse per portare a compimento i progetti definanziati con la revisione del PNRR, ma lo fa in maniera non proprio lineare, sembra una specie di gioco delle tre carte, con la speranza di alzare sempre la carta dove alla fine ci sono i soldi per finanziare l'opera di turno. Chiediamo nuovamente, con insistenza, che si faccia un monitoraggio sulle tre trasversalità del PNRR, donne, giovani e mezzogiorno. Sulle donne e i giovani troviamo inaccettabile un allentamento della clausola relativa alla premialità e penalità del 30% di assunzioni. È un regalo alle imprese, a scapito dell'occupazione di donne e giovani, fatto per noi assai grave. Sul mezzogiorno c'è l'esigenza di un monitoraggio rafforzato relativamente al rispetto del 40%. Al contempo va monitorato l'impiego delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione per il rispetto del vincolo dell'80% al mezzogiorno. Quanto al tema della salute e sicurezza, al contrasto al precariato e al lavoro nero, ci sembra di poter affermare che la montagna ha partorito un topolino. Siamo preoccupati dell'andamento lento della messa a terra dei progetti del PNRR. Dobbiamo agire a monte e rimuovere gli ostacoli che impediscono una performance che rispetti le scadenze. In primis, affrontare il nodo dell'efficienza e l'efficacia del funzionamento della pubblica amministrazione. Serve un piano di rigenerazione amministrativa con assunzioni e aggiornamento professionale. Anche questo decreto dà delle risposte solo parziali a questi temi, con poche stabilizzazioni, limitate assunzioni a tutte a carattere temporaneo e attraverso l'incentivazione economica del personale impiegato nei progetti, quest'ultima devo dire condivisibile. C'è un tema per noi fondamentale legato alla trasparenza, in quanto nel decreto non ci sono provvedimenti volti alla consultazione pubblica dei dati Regis inerenti all'attuazione del piano e all'avanzamento finanziario. Questo è un grave problema. Sono risorse pubbliche e la trasparenza è d'obbligo. Nel merito dei poteri sostitutivi per le amministrazioni inadempienti, per l'attuazione nel piano, ne prendiamo atto. Certo, non ci possiamo permettere di perdere risorse vitali per il nostro sistema, ma al tempo stesso i commissariamenti rappresentano un fallimento della politica e della buona amministrazione. Tra l'altro, non è che arrivano i commissari con la bacchetta magica.
Anche questi soggetti, per portare a compimento il loro lavoro, hanno bisogno di una struttura amministrativa efficace e non solo di consulenti esterni. Sulla costituzione di cabine di coordinamento presso ogni prefettura per affiancare gli enti locali, segnaliamo l'assenza della governance delle parti sociali, che invece potrebbe portare a un contributo rilevante. Riteniamo insufficienti i provvedimenti che riguardano gli alloggi universitari e ci leggiamo un'intenzione di favorire il mercato privato, a fronte invece della necessità di una garanzia degli investimenti pubblici in materia di diritto allo studio. Sul tema salute e sicurezza e contrasto al lavoro illegale, non si possono affrontare temi così importanti senza un previo ed approfondito confronto con le parti sociali comparativamente più rappresentativi. Sottolineiamo comparativamente più rappresentativi, perché per noi è assolutamente inaccettabile concepire l'introduzione di una norma che permetta l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore, quindi dumping salariale e niente sicurezza. Non condividiamo il depotenziamento dell'impianto sanzionatorio relativo alla disciplina del lavoro occasionale in agricoltura, in cui si riducono i casi oggetto di sanzione. Non ci convince che le aziende che si regolarizzano successivamente a riscontro di violazioni possano ricevere benefici normativi e contributivi al pari di chi ha sempre agito nel rispetto delle regole. Un intervento che vediamo sicuramente con favore in edilizia è la norma che responsabilizza maggiormente il responsabile del progetto ed il committente. Ciò che non ci convince è l'entità troppo bassa delle sanzioni amministrative a carico del committente nell'appalto privato. Spesso si parla di appalto privato soprattutto di piccolo valore. Con riferimento alla nascente lista di conformità presso l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, ne valutiamo favorevolmente l'introduzione. Però non ci convince di questa misura è il tipo di premialità che si intende attuare, poiché consiste nell'assenza di ispezioni per un anno. Constatiamo invece con favore che i controlli in materia di salute e sicurezza non rientreranno nella zona franca delle ispezioni, come invece era previsto nella bozza di decreto iniziale. Rispetto al tema del rafforzamento dell'attività di accertamento e di contrasto alle violazioni in ambito contributivo, riteniamo che non si può risolvere il problema premiando i furbetti attraverso condoni mascherati che prevedono forti riduzioni di sanzioni civili e amministrativi. Sulla vigilanza, siamo sufficientemente coscienti dell'impossibilità di poter controllare costantemente tutte le imprese, ma allo stesso tempo non è più tollerabile che ogni anno si effettuino una media di solo 100.000 ispezioni e accertamenti. E allora benvengano le assunzioni di ispettori e il potenziamento di 50 carabinieri, ma i numeri sono solo una goccia nell'oceano. Nell'ambito delle riaperture delle assunzioni degli ispettori IMSS e INAIL, riteniamo fondamentale assicurare un maggiore e rafforzato coordinamento dell'Ispettorato nazionale di tutti i soggetti preposti alle ispezioni. Questo è un punto per noi importante. Rispetto alla patente a punti, cosiddetta crediti, esprimiamo perplessità, ad iniziare dal fatto che si applicherà solo al settore edile. Riguardo al tema delle decurtazioni sul punteggio della patente, non ne condividiamo assolutamente la logica di base. Ci pare inaccettabile, infatti, che la morte di uno o addirittura più lavoratrici e lavoratori possa valere appena 20 crediti, così come non può essere sufficiente per il recupero di 5 crediti decurtati la frequenza di un corso formativo di cui peraltro non sono note minimamente le caratteristiche. Il tutto con l'aggravante che i crediti decurtati nel medesimo provvedimento non possano essere superiori a 20 e che si debba attendere il riconoscimento delle responsabilità datoriali in caso di morte o infortunio grave per procedere alla decurtazione. Quindi il 16 febbraio scorso i 5 operai morti nel cantiere a Firenze valevano 20 crediti in tutto. Insomma, un meccanismo per noi insostenibile, che dimostra palesemente come questo provvedimento sia stato realizzato velocemente sull'onda dell'emotività. Nulla è previsto sulla strategia nazionale di prevenzione e protezione, ormai abbiamo perso le speranze, sull'applicazione del codice degli appalti pubblici anche in quelli privati. Quanto al capitolo Repower EU, il nuovo pacchetto di incentivi Transizione 5.0 dal nostro punto di vista è piuttosto deludente. Sono depotenziate tutte le aliquote dei crediti d'imposta, sia per gli investimenti relativi agli aspetti energetico-ambientali che per quelli relativi all'innovazione tecnologica afferenti al vecchio piano Impresa 4.0. Tra l'altro, si rende impraticabile con questo decreto la possibilità di cumulare gli incentivi delle aree ZES con quelli di Transizione 5.0 e Impresa 4.0, mortificando e colpendo negativamente in modo plateale la nuova ZES unica creata nel Mezzogiorno. E proprio sulla ZES, ancora una volta,
assistiamo all'ennesimo rinvio per la piena operatività della stessa e al contempo ribadiamo che non siamo d'accordo con la ZES unica. Il resto lo avete tutto scritto in una memoria che è già stata mandata ieri. Grazie, grazie mille dottoressa. Allora adesso passiamo all'UGL, quindi do la parola al dottor Ulgiati. Grazie, grazie Presidente, buon pomeriggio a tutti i deputati presenti nella Commissione. Il decreto legge 19-24 presenta dei contenuti largamente condivisibili, caratterizzati da urgenza e necessità, in quanto spesso utili anche a meglio chiarire il quadro normativo di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il PNRR rappresenta una grande opportunità di ammodernamento della struttura sociale, economica e amministrativa del Paese, ma affinché ciò accada è fondamentale eliminare e ridurre l'impatto dei cosiddetti colli di bottiglia che finiscono per incidere negativamente sul cronoprogramma dei singoli interventi. In questo senso si guarda con preoccupazione alle oggettive difficoltà che gli enti territoriali stanno incontrando nel mettere a terra i progetti, soprattutto quelli relativi alle missioni 4, istruzione e ricerca, 5, lavoro e politiche sociali, 6, salute, principalmente per la carenza di personale da dedicare in via esclusiva alle attività di progettazione, realizzazione e monitoraggio delle opere. Il presente decreto legge rafforza la struttura commissariale per alcuni interventi specifici e detta diversi principi connessi ai poteri sostitutivi in caso di inerzia dell'autorità competente. Si tratta di soluzioni immediatamente applicabili, ma che dovrebbero essere accompagnate da un processo di rafforzamento della governance, con un'azione coordinata sulle procedure, sui tempi e sulla qualificazione del personale dedicato. Il decreto legge 19-24 contribuisce anche a chiarire gli effetti complessivi derivanti dall'accordo in sede di Consiglio Ecofin dell'8 dicembre 23, in quanto si era guardato con timore alle conseguenze determinatesi con la rivalutazione delle opere da inserire all'interno di quelle finanziate con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il presente provvedimento rappresenta una risposta in tal senso, anche se è fondamentale assicurare una copertura finanziaria adeguata e sufficiente a garantire la realizzazione di quanto programmato sul territorio. Premesso che si guarda con interesse agli obiettivi dedicati all'articolo 38 al fine di sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese, in relazione all'investimento 15 transizione 5.0 della missione 7 Repower EU, e rimandando al documento prodotto per un'analisi puntuale di tutto l'articolato, si vuole richiamare l'attenzione in particolare su tre articoli, 29, 30 e 31. Nello specifico si condivide il rafforzamento del sistema sanzionatorio. In generale l'esperienza sembra però dimostrare che sanzioni più aspre non sempre si traducono in comportamenti e atti in linea con la normativa vigente, soprattutto in materie come la sicurezza sul lavoro, nelle quali gioca un ruolo decisivo l'atteggiamento proattivo delle varie componenti in campo. In questo senso è quindi fondamentale accompagnare tale percorso con il contemporaneo rafforzamento degli investimenti in formazione e informazione per favorire una maggiore consapevolezza, una vera e propria cultura della sicurezza e della legalità circa l'importanza di dare attuazione alle disposizioni in materia di lavoro a tutto tondo, dal rispetto degli obblighi contributivi e contrattuali, compresi quelli relativi alla maternità e alla paternità, alla tutela della salute e della sicurezza. L'articolo 29 interviene correttamente per contrastare il fenomeno della somministrazione illecita di manodopera, un aspetto che impatta negativamente sui lavoratori occupati mediamente con peggiori condizioni contrattuali, che sul sistema delle imprese alimentano la concorrenza sleale fra le stesse. Al netto delle sanzioni è altresì fondamentale insistere sui controlli ispettivi, in particolare nei cantieri pubblici e privati e negli altri settori produttivi caratterizzati da un'alta incidenza infortunistica. Già a legislazione vigente esistono degli strumenti per garantire migliori condizioni di lavoro e maggiore sicurezza, ad iniziare dal documento unico di valutazione dei rischi interferenti. Ma occorre agire nel concreto per ridurre gli infortuni, compresi quelli mortali. La nostra organizzazione sindacale sostiene da tempo la necessità di istituire una procura nazionale contro il fenomeno degli infortuni sul lavoro o, in alternativa, un maggiore coordinamento fra le procure. L'introduzione della patente a crediti
Inoltre, in questo senso, può essere decisiva, soprattutto se correttamente interpretata. Sarebbe un errore, infatti, immaginare la stessa soltanto come un ulteriore appesantimento burocratico, soprattutto per le piccole e microimprese. Serve costruire attorno alla patente a crediti che dal settore edile si può estendere anche ad altri comparti produttivi, in un coerente sistema di incentivi volto a favorire la diffusione della cultura della sicurezza. Al momento il meccanismo immaginato appare più difensivo, con la partecipazione ad attività formative per reintegrare i punti persi, mentre andrebbe valutata l'ipotesi di valorizzare l'impegno delle aziende e delle parti sociali nel miglioramento delle condizioni di lavoro nelle aziende. L'iscrizione nella lista di conformità dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro si inserisce in tale logica. Si tratta di uno strumento mutuato da esperienze simili in alcuni settori, ad iniziare dal mondo cooperativo, cui si guarda con attenzione. Sempre l'articolo 29 si apprezza il passaggio relativo alla verifica della congruità del costo della manodopera sull'opera, sia per il pubblico che per il privato, ai fini del riconoscimento del saldo finale, come pure l'introduzione di uno sgravio contributivo in favore del datore di lavoro che assume un assistente familiare per la cura delle persone anziane di almeno 80 anni di età, già titolari di indennità di accompagnamento. Quest'ultima misura è strettamente connessa a quanto previsto dal decreto legislativo attuativo della legge delega 3323. Valgono quindi le medesime considerazioni espresse in quell'occasione circa le poche risorse disponibili e l'individuazione di una soglia ISEE oggettivamente troppo bassa, 6.000 euro. Nell'occasione si rimarca la necessità di rafforzare la dotazione finanziaria della misura introdotta con il decreto legislativo sulla non autosufficienza, stante l'esiguità dello stanziamento relativo all'assegno di assistenza, che al momento coprirebbe peraltro a partire dal 2025 meno di 25.000 anziani. L'articolo 30 introduce delle misure che dovrebbero favorire l'attività di accertamento delle violazioni in materia contributiva e il relativo reperimento operoso del contribuente. La logica è la medesima di quella adottata per il solo lavoro domestico, con i commi da 60 a 62 dell'articolo 1, legge 2013-23. Ed è nel complesso condivisibile in un'ottica di miglioramento delle relazioni tra il cittadino e le amministrazioni pubbliche. Infine, alcune considerazioni anche in merito all'articolo 31. Il rafforzamento della dotazione organica dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e del nucleo del Corpo dei Carabinieri, destinato alla vigilanza e alla reimmissione in ruolo degli ispettori INPS e INAIL, dovrebbero favorire una maggiore capacità di intercettare i diversi fenomeni legati al mancato rispetto della normativa vigente in materia di lavoro. Si tratta di una partita complessa, nella quale gioca un ruolo centrale il numero degli ispettori in campo, ma anche il loro coordinamento, i mezzi effettivamente a disposizione, la condivisione delle banche dati e soprattutto gli investimenti in formazione e qualificazione di una figura professionale che negli anni ha conosciuto una forte mutazione in linea con i profondi cambiamenti intercorsi nel sistema produttivo. Grazie Presidente. Grazie a lei. Quindi aveva chiesto la parola all'onorevole Grimaldi e l'onorevole Guerra per qualche facciamo domanda, così, visto avrei veramente mille domande, ma per rispetto ai nostri interlocutori e al tempo che è pochissimo, allora ne faccio solo una, visto che la materia secondo me è più delicata, comunque inserita in una piccola frase che già conoscete perché è anche della delega sul lavoro. C'è il contratto collettivo nazionale e territoriale in questo caso, con appunto la definizione del maggiormente applicato, e in questo caso si parla nel settore del contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato, e in questo caso si parla nel settore e per la zona. È vero che parliamo in particolare, perché questo è il settore, diciamo, del PNRR su cui si insiste, soprattutto sul tema dell'edilizia, degli appalti, dei subappalti, però io vorrei sapere, diciamo, visto che la mancanza del coinvolgimento delle parti sociali, mi pare, a parte ovviamente conosciamo bene le sensibilità e le cose che abbiamo sentito e quindi abbiamo sentito anche degli apprezzamenti, però io vorrei capire su questo tema qual è lo stato del confronto con le organizzazioni sindacale, io dico maggiormente rappresentative di questo paese, e quindi se sul punto avete avuto un'interlocuzione, che cosa pensate, visto che
è la prima, poi la seconda, la terza, cioè questo principio inizia a essere, mi pare, consolidato ed è il vero oggetto della discussione, secondo me, col vostro e con le organizzazioni sindacali. Ho finito, tanto la domanda è una ed è chiara. Ecco, appunto, grazie. Onorevole Guerra, prego. Grazie, ringrazio anch'io i nostri auditi, anche per me le domande sono tante, sarebbero tante, però i documenti che abbiamo avuto e che avremo sono anche molto, molto, già molto indicativi. Volevo chiedere due cose, una riguarda la patente a punti. Avete espresso dubbi praticamente di diversi ma e anche variamente declinati. Vorrei chiedervi ancora uno sforzo di una più puntuale disanima soprattutto su questo punto. Uno, quando si perdono questi punti, se non è il caso invece che di punire con corsi di formazione che peraltro risultano essere già obbligatori, di fare, come una delle audizioni sottolineava, mettere come condizioni quantomeno il ripristino delle condizioni di sicurezza. L'altro, scusate che mi sono persa, riguarda un tema che ci hanno posto anche le associazioni datoriali variamente sentite ieri e ieri l'altro, che riguardano appunto le condizioni di partenza, supponendo di dover lavorare su uno strumento di questo tipo e quindi non sostituirlo con altre cose, ci veniva detto che una cosa che assegni inizialmente 30 punti a tutti o X punti a tutti non può andare bene anche ai fini di prevenire il fatto di favorire imprese apri e chiudi, no? E quindi come valorizzare il fatto che siamo di fronte a imprese consolidate piuttosto che no, e mi chiedevo se una via in questo senso potesse essere quello di ampliare comunque l'obbligo della patente anche ai soggetti SOA, che ma al tempo stesso riconoscere sia ai soggetti SOA che eventualmente, qua chiedo, a soggetti che abbiano qualche altra forma di qualificazione documentabile e seria, un punteggio più alto di partenza, oppure in quale altro modo si può tenere conto di queste differenziazioni, compreso altre che voi stessi avete citato, che hanno a che fare con la dimensione dell'impresa, eccetera. Quindi qualche cosa più di dettaglio anche su questo. Poi volevo fare una domanda specifica a tutti e quattro sulla questione della decontribuzione per il lavoro di assistenza agli over 80, perché se e possiamo convenire che ci può essere un incentivo a far emergere il lavoro irregolare, mi sembra che lo strumento prescelto sia uno strumento fortemente penalizzante per i soggetti che hanno una persona che dà assistenza ad over 80 nelle condizioni previste già in regola. Cioè l'incentivo all'emersione non può andare ai danni di chi una persona l'ha già assunta e l'ha assunta anche a tempo indeterminato, con quello che significa a questa età. Grazie. Grazie a lei, onorevole Scotto, e poi Dell'Olio. Io ho una domanda secca. Chiaramente i sindacati confederali sono stati qui diciamo chiamati per un'audizione che riguarda l'intero provvedimento, che è un provvedimento molto articolato e, come è stato detto, di natura omnibus. La domanda è semplice: se dal loro punto di vista sarebbe stato più corretto affrontare il tema, che ovviamente è stato inserito senza troppi giri di parole all'interno di questo provvedimento all'indomani della tragedia di Firenze del cantiere Esselunga, se avessero preferito e se ritengano ancora necessario e opportuno un provvedimento ad hoc spacchettato rispetto al resto del provvedimento che riguarda il PNRR. Grazie onorevole Scotto, chiudiamo con l'onorevole Dell'Olio. Sì, grazie, rapidissimo sulla questione sempre della patente a punti. La questione è che qualcuno, qualche associazione ieri diceva che magari se all'inizio viene trovato qualcuno che ha problemi, nel senso non è in regola, a questo punto gli si dà una possibilità comunque di adeguarsi e poi mettersi e poi poter lavorare, si dicevano, magari per un periodo di tempo limitato li si può bloccare. La mia domanda è la problematica, come la vedete, la problematica nel caso in cui nell'italico modo di fare l'adeguamento non ci sia di partenza e quindi si debba andare avanti con solo se vengo individuato vado a mettermi in regola, altrimenti amen. Quindi volevo capire questa ipotesi di
di dare una specie di una specie di sanzione limitata nel tempo. Ti adegui, stai fermo 1, 2, 3 mesi, quello che è, e poi puoi ricominciare come la vedevate voi o come pensavate di poter gestire questa situazione. Grazie. Grazie. Quindi chi vuole? Prego. Molto rapidamente. Allora, rispetto al principio del contratto maggiormente applicato, noi lo riteniamo un principio pericolosissimo. Soprattutto l'affermazione di un principio che nega quello della rappresentatività, che per quanto ci riguarda è il fondamento principale e ultimo di qualsiasi rappresentanza, in particolar modo della rappresentanza sindacale. La dico con uno slogan, ma colgo il punto. Sono i lavoratori e le lavoratrici che scelgono da chi farsi rappresentare, quali sono i contratti che si applicano alle loro condizioni e non le imprese. Il contratto maggiormente applicato evidentemente apre lo spazio esattamente a chi lo deve applicare, e in questo caso parliamo del settore delle imprese. Aggiungo che oggi in questo decreto viene previsto per un settore che è quello edile, se di fatto oggi in quel settore, per come è configurato, per il sistema contrattuale che ha e soprattutto per la rappresentanza che è sostanzialmente di CGIL, CISL e UIL, di quelle categorie, non pone dei problemi di attuazione, perché coincide sostanzialmente il contratto maggiormente applicato con quello più rappresentativo, è altrettanto evidente che ribadire per l'ennesima volta l'affermazione di questo principio nell'ordinamento giuridico lo riteniamo una cosa non condivisibile, soprattutto che apre ulteriormente uno scenario in cui questo principio può essere esteso in situazioni in cui non c'è quella coincidenza con la situazione di fatto che solo incidentalmente riguarda questo. Sul piano del metodo non c'è stato alcun coinvolgimento delle parti sociali, anche nell'elaborazione di questo provvedimento, in particolare proprio sul piano del principio del contratto. Aggiungo che è in Parlamento una legge delega su contrattazione collettiva e salari, che conoscete benissimo, che tocca dei punti sensibilissimi, compresa l'affermazione di questo principio qui, senza mai coinvolgere le parti sociali e le organizzazioni sindacali. E noi troviamo questo aspetto totalmente inaccettabile. Non si è mai visto che un governo intervenga direttamente, si faccia dare una delega dal Parlamento per andare a mettere mani sul sistema della contrattazione collettiva senza nemmeno coinvolgere i soggetti che quella contrattazione collettiva, sia sindacali che datoriali, la realizzano, la costruiscono e in ultima analisi la devono poi gestire nel rapporto, per quanto ci riguarda, diretto e democratico con le lavoratrici e i lavoratori. Sul resto, sulla patente a crediti, abbiamo detto prima, insomma, che è uno strumento che non ci convince assolutamente per come viene configurato, non perdo altro tempo, io condivido moltissimo le considerazioni che faceva l'onorevole Guerra, e sia sul lato della patente sia anche rispetto agli ulteriori strumenti a partire dai soggetti SOA e così via. E devo dire che condivido anche le considerazioni che sono state fatte rispetto alla questione dell'over 80. Per quanto riguarda il tema posto, se non ricordo male, dall'onorevole Scotto, sulla questione su salute e sicurezza che è stata inserita in questo decreto omnibus, si diceva per una risposta più immediata ed efficace ai tragici fatti di Firenze. Noi abbiamo trovato questo francamente anche un po' una motivazione abbastanza strumentale, anche perché qui, insomma, si trattava comunque di ambiti che erano coperti anche dall'esigenza delle riforme del PNRR. Fatto sta che ci sarebbe certamente bisogno di ritornare su questo tema con un provvedimento, una discussione separata, sia per questioni di metodo ma sia soprattutto per questioni di merito, perché quello che si va delineando con questo provvedimento non è assolutamente risolutivo di un problema, di un fenomeno che è particolarmente drammatico e che dovrebbe vedere risposte di ben altro tipo. Grazie. Onorevole Ganga, onorevole dottor Ganga, prego. Grazie, grazie. Relativamente, per rispondere immediatamente alla domanda dell'onorevole Scotto, anche per quanto ci riguarda, lavorare su un omnibus non è mai facile, anche perché poi
Da una parte c'è la consapevolezza che questo è un decreto articolatissimo, dall'altra i tempi a nostra disposizione non consentono una disamina tale per poterla esprimere tutta la considerazione dell'organizzazione, però è importante che esaminiate il documento proprio perché in 7 minuti non è facile, esprimere, diciamo così, le valutazioni. Relativamente poi alla domanda specifica sui contratti maggiormente applicati, noi abbiamo una valutazione differente dai colleghi di CGL UIL. Nel commento che facciamo all'articolo 29,1 diciamo che sostanzialmente per noi è positiva l'introduzione del riferimento ai contratti maggiormente applicati, perché il dato lo puoi ricavare dai dati Uniemens dell'INPS presenti e codificati poi nell'archivio nazionale dei CCNL del CNEL, a cui le maggiori stazioni appaltanti pubbliche si sono rivolte al fine di avere indicazioni sui contratti da applicare. A differenza però, visto che ci avete anche tirato in ballo sul contratto territoriale, di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici, articolo 1 del decreto legislativo 3623, non si prevede in questo decreto la completa applicazione del contratto collettivo nazionale o territoriale, e ciò potrebbe portare le aziende in appalto a utilizzare un contratto diverso e applicare solo il trattamento economico complessivo dei CCNL maggiormente applicati nel settore. Da rilevare che ad oggi non esiste la definizione di trattamento economico complessivo se non per alcuni CCNL nell'ambito del settore industriale. Andando avanti, abbiamo fatto anche ulteriori considerazioni del perché questo passaggio a noi invece ci convince. Relativamente invece al tema della decontribuzione per il lavoro di assistenza agli over 80 postoci dall'onorevole Guerra, noi siamo stati recentemente auditi rispetto al decreto attuativo della legge del DL 33, quindi la norma sulla non autosufficienza, e lì ci siamo espressi, diciamo così, in maniera più compiuta di quanto non abbiamo fatto invece nell'esame di questo decreto che ricomprende questo tema nei commi tra il 15 e il 18. Per noi è opportuna l'agevolazione per le famiglie datori di lavoro domestico per incentivare l'immersione del lavoro di cura svolto dalle assistenti familiari, che è un campo caratterizzato da ampie fasce di irregolarità. Però permangono rispetto a questi comma i dubbi che già noi abbiamo sollevato nell'audizione che ho appena detto in sede di dibattito sul decreto attuativo della 3323, relativi a una sperimentazione che è in corso e che prevede una platea oggettivamente esigua per fare una sperimentazione su questo campo, che è un campo particolarmente interessato da lavoro, diciamo così, irregolare. Dottor Ganga, chiedo scusa, lo chiedo anche patente a crediti, ho finito. Grazie. La disposizione è una disposizione introdotta nel 2008, quindi è importante che una disposizione non attuata e che comunque nasceva da un confronto con le parti sociali dell'epoca e possa essere stata resa operativa. Ovviamente è necessario che venga rivista la gradazione dei punti in base alla gravità delle violazioni, sarebbe ulteriormente necessario prevedere per gli eventi di estrema gravità, quindi morte, inabilità permanente, l'interdizione per un tempo congruo dallo svolgimento del lavoro in quel settore. E poi comunque rispetto a tutto il tema della decurtazione dei punti, sono tutti temi su cui noi nella nostra audizione proponiamo anche degli approfondimenti e ci dilunghiamo anche, però non ho il tempo di potermi esprimere ulteriormente. Ecco, penso di aver risposto comunque. Grazie. Più o meno
a tutti gli interrogativi. Ecco, grazie, grazie mille, dottoressa Veronese. Allora, innanzitutto, sì, vero, sarebbero serviti provvedimenti separati, soprattutto sul tema della vigilanza, del lavoro sommerso e su salute e sicurezza sul lavoro. Tutto assieme appassionatamente è assai complicato. Non c'è un confronto su salute e sicurezza sul lavoro. Forse venerdì, non lo so, ci proverà la ministra, chissà, magari ci illumina la strada, cosa che finora non ha fatto, ci ha incontrato pochissime volte. Il tema della questione del contratto, per noi comparativamente più rappresentativo, non è che nasce dalla voglia di CGIL UIL, la dico così, e magari anche di molte parti datoriali che stanno dicendo la stessa cosa, ma nasce da accordi interconfederali sul sistema contrattuale, sulla rappresentanza, sul patto della fabbrica. Sono richiamati anche nel codice degli appalti. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, quando esce, verifica che ci sia un contratto comparativamente rappresentativo applicato. Quindi questa novità di voler aiutare contratti che fanno dumping contrattuale, mettono in discussione salute e sicurezza, per noi non ci sta. Se non vi basta, nel senso, ascoltate anche le parti datoriali che credo stiano dicendo la stessa identica cosa. Altra questione, patente a punti. Ora, ci sono un sacco di cose che si possono fare. Si può rimettere in moto la questione dell'obbligo del cartellino identificativo per i lavoratori, perché questo ha aiutato in molti appalti. Ricordo Expo, nessun morto in Expo, ve lo ricordate? Quindi ci sono delle cose che si possono fare. Noi abbiamo pronta anche una proposta fatta ancora anni fa, unitaria, del settore degli edili proprio su come svolgere la patente a punti, che non è assolutamente quel che ci troviamo. Noi diciamo che non basta il SOA per avere i 30 punti di partenza e i corsi di sicurezza, quali per recuperare i 5 punti? Quelli fasulli che ce ne sono tanto che basta che paghi, fai una firma e tutto va bene? L'altra questione. Quando c'è, allora, se va l'Ispettorato del Lavoro e trova persone irregolari, fa chiudere il cantiere, parlo di cantieri per praticità, non è solo un tema di cantieri chiaramente, fa chiudere il cantiere, l'azienda si rimette in regola, anche su questioni di salute e sicurezza riapre. Quando parliamo di morti sul lavoro, questo non è possibile. Non basta rimettere tutto a posto e si riparte come nulla di fatto. Queste aziende devono avere una responsabilità, noi diciamo anche di omicidio sul lavoro, però al di là di tutto non possono partecipare a bare, a gandi di appalti, che siano pubblici o che siano privati, come se nulla fosse avvenuto. E io credo che tutte le aziende sane che danno un appalto, che offrono soldi, non offrono, come dire, pagano un lavoro, vorrebbero sapere che chi va lì a lavorare rispetta la vita delle persone. Ciò oggi non avviene, ma su questo abbiamo proposte da fare. Dottoressa, ultima questione, over badanti, over 80 decontribuzione. Bene questa agevolazione, però riguarda solo 25.000 nuclei familiari, le dico così, perché di fatto sono over 80. Certo aiuta a far venire fuori il sommerso, ma lo aiuterebbe anche se fosse per quelli sotto, perché noi abbiamo un sacco di nuclei familiari che avrebbero bisogno di sostegno. Quindi lo vediamo sia sulla questione del sommerso, ma servirebbe ampliare la questione della fascia di età, perché se noi per noi è proprio anche una politica sociale. Grazie. Dottor Ruggiati, prego. Grazie Presidente. Sulla questione del contratto contratto collettivo nazionale maggiormente applicato, generalmente questo coincide con il maggiormente rappresentativo, in linea di massima. Poi ci possono essere anche ci potrebbero essere anche delle anomalie. Sulla questione della patente a crediti, sulla patente a crediti noi crediamo che, come UGL, che questo è un passo in avanti, finora non c'era, quindi cerchiamo di vedere anche gli aspetti positivi. La questione è
che non diventi un ulteriore appesantimento burocratico, l'ho detto prima nel mio intervento, soprattutto se diventasse solo un appesantimento burocratico per le PMI diventerebbe ancora più problematico. Sarebbe necessario estenderlo anche ad altri settori produttivi, quindi non solo all'edilizia, alle costruzioni. E poi la questione delle attività formative dovrebbe essere anche in questo caso non una attività meramente formale, ma dovrebbe essere un'attività che effettivamente crei cultura della sicurezza, sia per i lavoratori sia per gli imprenditori, perché molto spesso viene sottovalutata, soprattutto nelle PMI. Poi per quanto riguarda l'incentivo all'emersione per i nuclei familiari che hanno over 80, per le persone anziane che hanno tra l'altro anche, devono essere anche titolari di indennità di accompagnamento, siamo già espressi prima, sono risorse oggettivamente limitate, anche è stato fatto anche uno sforzo insomma, per drenare altre risorse dal PNRR, però ci sembrano ancora troppo basse. Anche l'ISE ha una soglia di 6.000 euro, quindi è una soglia che si riferisce a una platea piuttosto bassa, e poi nel 2025 parte, quindi dobbiamo aspettare ancora un anno, ed è rivolta a una platea potenziale di 25.000 persone. Però insomma anche in questo caso potrebbe essere un percorso per far emergere dal sommerso, quindi questa potrebbe essere un'ulteriore. Per quanto riguarda il decreto, se è stato fatto sull'onda emotiva della strage avvenuta a Firenze, beh forse sì, però considerate che ogni giorno continuano a morire tre persone e i telegiornali non è che ogni giorno ci dicono che muoiono tre persone, quindi secondo me, a mio avviso e secondo l'organizzazione che rappresento, è giusto, anzi bisognerebbe ulteriormente trovare soluzioni da un punto di vista anche normativo e anche da un punto di vista pratico per migliorare, e l'incontro che abbiamo già presso il Ministero del Lavoro sulla sicurezza sui luoghi di lavoro venerdì alle ore 8:30, beh è un incontro che va verso questa direzione, quindi io credo che i fari, i riflettori si siano accesi su questa problematica, quindi credo che siamo sulla strada giusta. Poi non è la strada risolutiva, però insomma si stanno facendo dei passi in avanti. Grazie. Grazie a lei dottore, quindi ringrazio tutti gli ospiti per il loro contributo, per la maratona, e dichiaro conclusa questa audizione. Grazie.
dottoressa Lussana, Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, i consiglieri Bonafede, Fucci, Tenaglia e Graziano. Chiedo alla dottoressa Lussana se per cortesia può contenere il suo intervento in 7-8 minuti per dare poi la possibilità ai colleghi parlamentari di poter fare eventuali domande, a voi per la risposta. Prego. Grazie Presidente, cercherò di stare nei tempi indicati. Innanzitutto però mi permetta un ringraziamento a lei personale e a tutto l'ufficio di presidenza della Commissione Bilancio per averci invitato in questo importante momento di ascolto. La giustizia tributaria riveste una importanza fondamentale all'interno del nostro sistema paese. Oggi il governo ha annunciato, diciamo così, un'importante riforma fiscale che si innesta chiaramente anche con quelli che sono i compiti e i doveri della giustizia tributaria. Vorrei ricordare che noi amministriamo un contenzioso che diciamo così è significativo. Sono circa 40 miliardi il valore delle liti fiscali e quindi rappresentano 2 punti percentuali del nostro PIL. Il giudice fiscale è chiamato a un compito elevatissimo perché deve porsi da garante fra quelle che sono le pretese dello Stato impositore e i diritti del cittadino contribuente. E devo dire che in un sistema fiscale che non sempre è stato chiaro e semplice, quindi ben venga l'annunciata riforma fiscale, quindi in un'ottica di chiarezza e di trasparenza, il giudice fiscale si è trovato a dover, diciamo così, tante volte essere colui che determina l'imposta, diciamo così, giusta. Questo per dare e per rappresentare in questa occasione appunto al Parlamento l'importanza della giustizia tributaria, che in passato è stata vista forse come una giustizia minore rispetto alle altre. Ora, questi sono i numeri che ci contraddistinguono e mi preme sottolineare che noi siamo oggetto di un grande progetto di riforma avviato con la legge 130 del 2022 e che è strettamente connesso all'erogazione dei fondi del PNRR. Diciamo che il nostro paese, l'Italia paese resiliente, è stato oggetto dei rilievi da parte della Commissione europea con particolare attenzione e riguardo proprio alle liti fiscali e al contenzioso pendente in Cassazione, che ancora nella sua relazione annuale la prima Presidente Margherita Cassano ha ricordato essere il 42% dei contenziosi pendenti in Cassazione riguardano le liti fiscali. Ora, da quei rilievi è partito appunto un grande processo di riforma sia dal punto di vista ordinamentale che processuale. I principi cardini, per essere veloce, per rimanere nei tempi. Un punto di svolta è stata la creazione della magistratura tributaria professionale. Di fatto la legge 130 ha aperto la strada alla creazione del giudice professionale tributario, equiparando la giustizia tributaria alle altre giurisdizioni, creando di fatto la quinta magistratura. Questo è un passaggio fondamentale, perché finora le liti fiscali vengono, diciamo così, decise da un giudice che viene preso in prestito da altre giurisdizioni, consentitemi questo termine, o comunque da dei giudici laici appartenenti a varie categorie professionali inserite in un albo unico nazionale. Da qui il punto di svolta. Adesso con la riforma avremo il giudice professionale. Quindi il tema del reclutamento è il primo tema che vorrei porre alla vostra attenzione e che è anche oggetto delle modifiche legislative in discussione presso la Commissione Bilancio,
perché in accordo comunque con un percorso che è stato fatto anche col Consiglio di coinvolgimento del Consiglio di Presidenza, il Governo si è posto il problema di accelerare sul reclutamento dei nuovi magistrati tributari con una procedura che semplifichi il concorso che di qui a poco dovrà essere bandito dal MEF conformemente poi al Consiglio di Presidenza, al quale spetterà, diciamo, l'onere e l'onore di nominare la commissione esaminatrice per appunto il primo concorso di magistrato tributario, che vedrà aperto alla partecipazione di laureati in giurisprudenza ed economia e commercio. Questa è un'attività per noi straordinaria, è il primo concorso, ci sono grandi aspettative, ci saranno grandi attese e quindi dovremo essere impiegati in qualcosa che anche per noi è nuovo, perché mai il Consiglio di Presidenza si è occupato di gestire un concorso con questi numeri, e quindi anche per quanto riguarda sia la selezione della commissione sia poi garantire tempi celeri per l'espletamento delle procedure, ci vedranno impegnati in prima linea. In questo contesto comunque il problema delle risorse umane resta un problema fortemente sentito e che desta anche preoccupazione per il Consiglio di Presidenza, perché nell'attesa che si completino le procedure concorsuali, che ripeto, vediamo con piacere le norme di semplificazione, ma non so se saranno poi tempi così brevi, noi avremo anche problemi di organico per la gestione attuale delle nostre corti di giustizia. Come Consiglio di Presidenza abbiamo avanzato anche delle proposte, che erano quelle della possibilità di una riapertura del transito dei magistrati dalle altre giurisdizioni alla nostra. Questo doveva essere la start-up della magistratura, diciamo così, tributaria, ma è stato un fallimento, perché i numeri della legge Cartabia dovevano essere 100 i previsti transitati dalle altre giurisdizioni, hanno transitato solo in 22, e quindi questa è una problematica che sottoponiamo comunque all'attenzione, l'abbiamo sottoposta anche al MEF. E l'altra è quella se in questa fase di transizione non si voglia dare un riconoscimento, quindi un accesso, diciamo così, seppur limitato, con determinate garanzie di professionalità, agli attuali giudici tributari laici, un accesso alla nostra magistratura. Quindi questo è il primo straordinario impegno che ci vede impegnati in prima linea. Io vorrei ancora ribadire e far capire che veramente dall'attuazione, dal completamento della riforma se ne va, dipende l'erogazione dei fondi, diciamo così, del PNRR, perché noi siamo impegnati al massimo e stiamo facendo tutto il possibile per ridurre il contenzioso pendente presso le nostre corti di giustizia. L'abbiamo fatto, i risultati, il trend è positivo. Ovviamente resta il problema della Cassazione, e di qui un altro elemento che noi poniamo alla vostra attenzione, che è quello della formazione del giudice professionale tributario e degli attuali giudici tributari. Il Consiglio di Presidenza deve essere riconosciuto come l'unico ente titolato a portare avanti la formazione dei giudici tributari e deve essere messo in condizioni di poterlo fare, di poter scegliere gli enti con i quali fare formazione, siano essi il Consiglio Superiore della Magistratura, siano una nostra scuola, siano le università, ma dobbiamo pensare anche, per elevare la qualità, la professionalità dei nostri giudici, la qualità delle sentenze, quindi anche per migliorare poi la nostra giustizia ed evitare appunto un, diciamo così, quel blocco che si forma nella Cassazione, possiamo anche ritenere che questo debba avvenire con impiego di risorse aggiuntive per il fondo che noi abbiamo per quanto riguarda la formazione. Quindi questo è un altro elemento fondamentale. Un altro elemento che ci riguarda più da vicino è l'organizzazione del Consiglio di Presidenza Giustizia Tributaria, che si lega con un altro tema, che è quello dell'indipendenza. Ora, per quanto riguarda il giudice fiscale, il tema dell'indipendenza è fortemente sentito, non tanto e non solo per i giudici, ma anche per i cittadini. E dico questo perché? Perché i giudici tributari, quelli attuali, ma soprattutto il magistrato professionale, dipendono di fatto dall'amministrazione della quale poi vengono a giudicare i provvedimenti.
i giudici tributari sono incardinati presso il MEF. Il MEF è parte del processo attraverso le agenzie fiscali. È vero, sono enti strumentali, però questo tema della terzietà, dell'imparzialità è un tema fortemente sentito. In passato se ne è discusso anche dal punto di vista ordinamentale, erano state individuate delle soluzioni che però poi non sono state recepite. E allora noi diciamo che per garantire indipendenza e terzietà occorre rafforzare i poteri e l'autonomia del Consiglio di Presidenza. Vedete, si sta investendo molto, noi vogliamo farci parte attiva di quelli che sono gli obiettivi ambiziosi del PNRR e di quello che è anche il piano del governo per veramente dare una giustizia fiscale equa che faccia pagare ai cittadini il dovuto, a tutti i cittadini il dovuto. Però chiediamo attenzione e chiediamo di essere veramente posti nelle condizioni per poterlo fare. Dicevo prima, la giustizia tributaria è una giustizia minore, in realtà non lo è, però se noi guardiamo le attribuzioni e i poteri dal punto di vista finanziario, contabile, di autonomia del nostro Consiglio di Presidenza, ci rendiamo conto che la strada verso l'equiparazione, verso gli altri organi di autogoverno è ancora lunga. Per questo noi ci siamo pronti a fare la nostra parte, ma vogliamo essere messi in condizioni per poterlo fare. Non abbiamo una struttura, ad esempio, adeguata organizzativa rispetto agli altri organi di autogoverno, non abbiamo un servizio studi, non abbiamo un servizio informatica. Noi siamo una componente laica e una componente togata. I nostri componenti togati, come noi laici, che devono lavorare a tempo pieno proprio per l'importanza della riforma da attuare. Io vorrei far capire questo. È un consiglio che più di ogni altro si trova a svolgere un compito veramente straordinario che richiede anche un impegno straordinario, e quindi la nostra attenzione è consentire anche a noi componenti laici, ma anche ai componenti togati che sono impegnati nelle altre giurisdizioni, di potersi dedicare a tempo pieno per raggiungere gli obiettivi o per raggiungere, dare piena attuazione alla riforma in cui noi crediamo e che vogliamo portare, spero con l'aiuto anche, diciamo così, necessario del Parlamento, nonché del Governo, a realizzazione e compimento. Grazie, grazie dottoressa. Sì, onorevole Sottanelli, prego. Grazie, grazie alla Presidentessa per l'illustrazione complessiva. Quello che ho percepito è che in questa fase di transizione molto complessa e per voi anche innovativa rispetto alle mansioni e le funzioni che avevate in precedenza alla riforma Cartabia, come state affrontando, perché percepisco che il concorso è in ritardo perché doveva partire, se non ricordo male, in base alla riforma dai primi di gennaio 2024, e prima nella sua relazione ha detto che sarà bandito nei prossimi settimane, quindi percepisco un ritardo. Immagino che anche tutto il lavoro che l'ufficio di presidenza sta affrontando, che parte di un'innovazione in una fase di transitoria e di cambiamento, io dico per fortuna, rispetto alla riforma che vede quindi il giudice specializzato, professionale, nel suo ruolo di giudice tributario. Quindi volevamo sapere a che punto sono i concorsi realmente, quali sono le vostre valutazioni, come state quindi approcciando questo cambiamento importante, e se avete i mezzi e le risorse per poter affrontare nei tempi e nei modi quanto previsto dalla legge Cartabia. Grazie. Grazie a lei, un attimo, vediamo se ci sono. Onorevole Romano, chiedo a tutti per favore se possiamo essere concisi, grazie. Grazie Presidente per la relazione, a me sembra abbastanza completa e nelle premesse ci sono già le risposte rispetto ai temi che sono stati affrontati, che mi pare nella loro centralità riguardano l'organizzazione del Consiglio di Presidenza, nelle molteplici sue funzioni, e quindi la funzione delegata proprio al Consiglio stesso in quanto tale, e poi nell'organizzazione straordinaria di questo momento che riguarda anche il concorso, o meglio i concorsi, perché ce ne saranno 5 se non vado errato. La seconda questione è quella proprio relativa ai concorsi, perché c'è una fase
che si concluderà non prima di un anno, e quindi come affrontare da qui a un anno la gestione del contenzioso tributario. E un'altra questione ancora, le ne ha fatto cenno attraverso scuola di formazione, università, convenzioni, che è quello della formazione. Non possiamo immaginare che un contenzioso che diventa così importante, lo è sempre stato per la verità e non è sempre stato trattato come importante, debba essere affidato ovviamente a dei giudici competenti, trasparenti, che possano dare realmente una risposta da un lato allo Stato, dall'altro ai cittadini. Grazie. Dottoressa Russano, prego. Io ringrazio per queste domande, non posso che ribadire che l'impegno per quanto riguarda il concorso sarà massimo, i tempi, allora dipenderanno, chiaramente ci sono i tempi per la conversione del decreto legge, ci saranno poi 30 giorni successivi per il MEF per bandire il bando. Noi siamo quasi pronti, però stiamo lavorando a ritmo serrato proprio per andare a individuare i criteri di nomina dei commissari sui parametri indicati dalla 130, quindi giudici appartenenti alle altre magistrature, giudici tributari, rappresentanti del CNF e degli ordini professionali, insomma un lavoro corposo che richiede impegno a tempo pieno. E effettivamente la nostra struttura, così come anche la presenza dei consiglieri, purtroppo attualmente non consente di essere presenti a tempo pieno, di avere quelle risorse umane ed economiche per poter svolgere questo compito veramente straordinario. Noi siamo armati da tanta buona volontà e determinazione, però vogliamo che questa questione venga posta con attenzione, perché per dare attuazione alla riforma c'è necessario anche di investimenti sulla procedura concorsuale, anche perché, lo dicevo prima, potrebbero esserci dei tempi lunghi, allora ragionare su come gestire ugualmente l'organico delle nostre corti, quindi poter vedere la riapertura del transito, oppure dare la possibilità a un passaggio ai giudici laici attualmente in servizio di transitare in questa magistratura, ovviamente tutte norme straordinarie che poi proprio per l'eccezionalità del momento che stiamo vivendo e per raggiungere i traguardi ambiziosi che ci siamo prefissati. E sulla formazione abbiamo necessariamente in urgenza che si chiariscano degli aspetti dal punto di vista ordinamentale per ribadire la nostra autonomia per quanto riguarda la formazione del giudice e ovviamente di risorse economiche per implementare i fondi per svolgere attività formativa, per cui noi abbiamo già avviato diverse collaborazioni con la Cassazione, con gli ordini professionali, con la Corte di Giustizia europea, ma abbiamo bisogno di risorse. Grazie. Grazie mille, quindi ringrazio i nostri ospiti per il contributo e dichiaro chiusa l'audizione. Grazie.
attivazione della trasmissione attraverso la web TV della Camera dei Deputati. Intervengono per ANCI da remoto Antonio De Caro, presidente, per UNCEM da remoto Marco Bussone, presidente. Chiedo ai nostri ospiti di contenere la propria relazione entro un tempo di 8 minuti, così da lasciare spazio a eventuali interventi di parlamentari e alle relative repliche. Prego, presidente De Caro. Non si sente nulla. Da noi è attivato. Allora, mentre magari da vari risolvono i problemi, noi faremo parlare per primi il Presidente Bussone. Prego, perché abbiamo poi problemi di tempi con l'Aula. Prego, Presidente Bussone. Non so se mi sentite, Presidente. Perfettamente, grazie. Grazie. Grazie, Presidente. Saluto le deputate e i deputati. Ringrazio per questa occasione di confronto sullo stato del PNRR e il decreto in conversione. Ci sono molte questioni che il decreto affronta e altre che crediamo possano essere portate all'attenzione delle Camere affinché vengano affrontate in sede di conversione. La prima riguarda un tema che per noi è assolutamente importante, ovvero questo decreto torna sul tema della mancata gestione di molte componenti del PNRR in forma municipale, che riguardano i comuni, che riguardano singoli comuni e non affronta una questione particolare che è come i comuni lavorano insieme su molteplici componenti del PNRR, lasciando ingestita e insanata una vicenda che il PNRR non ha risolto, ovvero la capacità dei comuni di essere insieme nel rispondere ai bandi che sono fatti per singoli comuni e che non permettono a oggi di guidare dei percorsi di territorio che superino sperequazioni territoriali, che non sono solo fra nord e sud, ma anche fra aree rurali e urbane. Questo è un tema che non viene risolto, come non vengono risolti tutta una serie di questioni legate al definanziamento di componenti del PNRR che nella fase di riscrittura, revisione, aggiornamento alla fine del 2023 per volontà del governo e poi sottoposta alla Commissione europea, hanno visto spostare una serie di risorse importanti di numerose componenti del piano e dover individuare a oggi altre forme di finanziamento che, come si registra dal decreto, vengono attinte dal Piano Nazionale Complementare e anche dal Fondo di Sviluppo Coesione. E nonostante questo, sui piani urbani integrati, sull'utilizzo dell'idrogeno, sulle aree interne, rimangono alcune componenti, in particolare gli investimenti sulle piccole opere e altre iniziative, delle quali non è chiaro come vengano finanziate e quali saranno anche le forme e le modalità attraverso le quali i comuni useranno e dovranno rendicontare quei finanziamenti. Ricordo che in particolare sugli investimenti per le piccole opere, missione 2, componente 4, registriamo il terzo cambiamento di cespite finanziario. Erano legge di bilancio, sono diventati PNRR, oggi vengono nuovamente fatti uscire dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
e individuati nuovi finanziamenti assolutamente non chiari. Inoltre viene previsto per tutte le componenti, comprese quelle che escono dal piano, un'implementazione necessaria di Regis, sistema piattaforma, che continua ad avere una serie di problematiche gestionali operative che mette a rischio lo stesso stato degli interventi e mette in grande difficoltà gli enti locali beneficiari, una complessità che si somma al processo di digitalizzazione delle gare di appalto previsto dal nuovo codice dei contratti, che come già veniva registrato anche dall'ANAC nella stessa audizione compiuta dal presidente Busia, nella quale condivido molti contenuti, sta complicando questa digitalizzazione, l'attuazione degli interventi del PNRR. Il decreto non fa chiarezza e non risolve una serie di problematiche che Regis ha comportato, introducendo poi una serie di situazioni, in particolare la cabina di coordinamento delle prefetture, che non ci trovano d'accordo, vedendo questa cabina da parte nostra come un commissariamento, mi sia concesso il termine un po' forte, dei comuni con un intervento dei prefetti che non era previsto e che riteniamo non sia necessario, nel lasciare ai comuni certamente la capacità organizzativa, di spesa, di investimento, che non ha bisogno di un controllo da parte di una cabina di regia prefettizia. Noi abbiamo tutta una serie di necessità finanziarie, come già in più di un'occasione abbiamo registrato, l'accesso al 30% delle anticipazioni non è chiaro come possa avvenire, così come il decreto, e vado a chiudere, non interviene su un problema atavico, certo non nuovo col PNRR, di mancanza di personale. Le assunzioni a tempo determinato non sono una soluzione che gli enti locali possono vedere come positiva. Abbiamo bisogno di assunzioni a tempo indeterminato di personale, che questo decreto non va a riconoscere come necessarie e importanti. Per ora chiudo. Grazie mille. Presidente. Grazie Presidente. Proviamo se adesso funziona con il Presidente De Caro. Anci, prego. No, continuiamo a non sentire. Allora, ecco, facciamo così. Un attimo che un secondo metto di voce. Non ci credi. Prego. Troviamo un rimedio tra Baresi. Allora, il provvedimento accoglie molte delle richieste, delle proposte che ha fatto l'ANCI, che sono state avanzate dall'ANCI. Per esempio è prevista la copertura di 10 miliardi di euro di tutte le misure che sono destinate ai comuni e alle città metropolitane che erano uscite dal PNRR, è una copertura integrale. Io voglio sottolineare ancora una volta che non abbiamo capito la proposta di riprogrammazione del governo di fine luglio, perché per noi non sussistevano le motivazioni né sulla tempistica, visto che abbiamo rispettato i tempi previsti dalla Commissione europea, ma abbiamo rispettato anche i tempi previsti dal monitoraggio interno dei ministeri che avevano stanziato queste risorse PNRR, però come dire poco male, nel senso che poi alla fine abbiamo ottenuto le risorse, i 10 miliardi che erano stati spostati nel Repower, e si tratta di risorse che per lo più abbiamo anche finanziato, abbiamo anche speso i 6 miliardi di piccole e medie opere, per esempio, sono 6 miliardi per i quali sono state impegnate tutte le risorse e 3 miliardi sono state addirittura spese. Abbiamo ottenuto anche la possibilità di utilizzare le semplificazioni della normativa per i fondi PNRR anche per queste opere che sono finanziate con risorse che non sono PNRR, quindi le semplificazioni per l'avvio d'urgenza dei lavori, i termini accelerati per le procedure negoziate, il mantenimento delle assunzioni a tempo determinato per tutti i progetti che prima erano finanziati col PNRR, il post gara per esempio rispetto alla possibilità di
di procedere con la gara e con l'esecuzione dei lavori in caso di ricorsi al TAR o al Consiglio di Stato per ottenere poi successivamente magari il danno da parte dell'azienda che legittimamente ha fatto ricorso. Mi sentite ancora, Presidente? Sì, sì, perfettamente. Grazie. E un altro elemento che avevamo richiesto è la possibilità di ampliare l'anticipazione al 30% rispetto a quel 10% che era stabilito per i finanziamenti. L'abbiamo ottenuto quel 30%, ora è importante che almeno nel biennio 2024-2025 i flussi di pagamento vengano snelliti, altrimenti si ingolferanno le attività, rischiamo di bloccare i lavori per problemi di finanziamento delle aziende. Qui sarà importante il Ministero competente nell'erogazione dei contributi e delle risorse. A fronte di una, come dire, di una condivisione, di un lavoro condiviso col governo per recuperare le risorse e mantenere le norme di semplificazione, ottenere anche delle migliorie come l'aumento del 30% e anche una norma che abbiamo ripreso, che era stata approvata da più governi, compreso l'ultimo, relativamente alle opere di edilizia scolastica, abbiamo ottenuto anche per le opere finanziate dal PNRR o quelle che prima erano finanziate da PNRR e ora sono finanziate con altre risorse, abbiamo ottenuto la possibilità della nomina del commissario e attività derogatorie in analogia a quello che già accade per l'edilizia scolastica. Detto questo, devo porre l'attenzione però su alcune preoccupazioni che sono le coperture finanziarie che sono contenute nel decreto. Alcune sono coperture finanziarie che rappresentano dei contributi ordinari agli investimenti destinati ai comuni. Stiamo parlando di 2 miliardi di euro nel periodo che va 2027-2029. È vero che è un periodo più in là nel tempo, quindi sono state recuperate queste opere per finanziare queste risorse, per finanziare le opere del PNRR, però è anche vero che sono opere ordinarie e per le quali, come dire, abbiamo avevamo una certezza di continuità nel finanziamento che invece viene interrotta. Quindi facciamo un appello al Parlamento a trovare le risorse in questa manovra, nella prossima manovra finanziaria per il 2027-2029, che ci permettano di continuare a mantenere queste risorse che sono soprattutto piccole e medie opere nei comuni. Interrompiamo per esempio con un salto all'indietro la fascia di migliaia di comuni minori, soprattutto quelli con popolazione inferiore a 50.000 abitanti, e lo dico perché in questo momento i comuni sono nel complesso in equilibrio, il debito comunale si è dimezzato, la spesa dei comuni rispetto alla spesa pubblica è passata dall'8 al 6,5% in un decennio, si è ridotta di quasi un quinto. Queste cose le dico perché noi crediamo di aver fatto il nostro dovere sulla spesa per opere pubbliche. Quest'anno abbiamo speso 16 miliardi di euro, che è una cifra record, non è tutta PNRR ovviamente, si somma a tutte le altre risorse che abbiamo potuto spendere. Sulle gare abbiamo fatto 230.000 a fronte dei 35 miliardi assegnati direttamente ai comuni, poi arriviamo a 40 se ci aggiungiamo le risorse per le città metropolitane e l'unione dei comuni. Abbiamo fatto gare per 32,5 miliardi di euro, aggiudicando a dicembre dell'anno scorso 12,5 miliardi di euro di quei 35 che ci sono stati assegnati. Quindi noi crediamo di aver fatto il nostro dovere e quindi chiediamo di poter mantenere quelle risorse che sono state stralciate nel periodo 2027-2029. Sul personale, il decreto rafforza in maniera significativa le strutture delle amministrazioni centrali. Sul PNRR 600 assunzioni anche a tempo indeterminato, troviamo una certa disattenzione nei confronti dei soggetti attuatori che sono poi impegnati nell'attuazione del piano, che sono appunto i comuni, soprattutto quelli che hanno una classe demografica minore, quindi chiediamo una maggiore attenzione per le assunzioni dei comuni, soprattutto quelli più piccoli. Grazie. Scusate per questo disguido, ma sì, qui dalla città metropolitana non funziona l'audio della piattaforma. Va bene, abbiamo risolto, però se può restare in collegamento perché magari c'è qualche domanda. Certo, resto. Un attimo. Sì, la parola all'onorevole Pagano, prego. Grazie Presidente, ringrazio il Presidente dell'ANCI. Presidente, nella vostra nota si legge nei paragrafi iniziali che la copertura di 10 miliardi di tutte le misure destinate ai comuni e alle città metropolitane che sono transitate fuori dal PNRR sarebbero state integralmente rifinanziate. Peraltro lei ce l'ha confermato anche nella relazione che ha tenuto adesso. Eppure
per quanto ci riguarda, scorrendo gli articoli del decreto, molte cose non ci tornano. Alcune misure oggetto di rimodulazione non risultano affatto, solo parzialmente rifinanziate. Dalla nostra quantificazione risulterebbero tagliati circa 9 miliardi e 130 milioni, tra cui tutti i 6 miliardi per le piccole opere che invece nella vostra relazione risulterebbero rifinanziati, 1,3 miliardi per la rigenerazione urbana e 225 milioni per le aree interne. Tra le misure definanziate dal Piano Nazionale Complementare, per un totale di 1,5 miliardi di euro, ce ne sono alcune che sono a titolarità dei comuni. E anche a valere su altri fondi si trovano capitoli di spesa che sarebbero stati destinati ai comuni. Cito tra tutti il fondo investimenti a favore dei comuni per circa 1 miliardo di euro, i contributi per la messa in sicurezza per circa 730 milioni di euro e che ora risulterebbero da tutte le relazioni tecniche utilizzate per altro. Allora la domanda è: in quale misura si può dire che le misure destinate ai comuni risultino tutte rifinanziate? Perché evidentemente rispetto alla vostra relazione, a quanto lei ci ha detto, ci sfugge qualcosa nell'analisi di un testo che, dobbiamo essere sinceri, non è di facile comprensione, come peraltro ha rimarcato anche il servizio di bilancio della Camera. E poi, se voi non temiate che coprire parzialmente i tagli del PNRR con fondi del Piano Nazionale Complementare e altri fondi statali possa comunque avere delle ricadute negative su opere destinate complessivamente agli enti locali, insomma una sorta di effetto sostitutivo che non moltiplica il potenziale ma addirittura rischia di deprimerlo. Grazie onorevole Pagano. E c'è qualche altro collega che vuole intervenire? No, va bene. Allora a questo punto credo che la domanda sia per il presidente De Caro. Prego la risposta. Un secondo. Prego. Esiste oggi la commissione tra la rappresentanza dell'ANCI e la rappresentanza parlamentare. La copertura è indicata nel comma 8, come ovviamente sa l'onorevole Pagano. Noi ritroviamo risorse, parte di quelle risorse sono risorse che ovviamente, come ho detto prima, sicuramente quei 2 miliardi sono in risorse che erano già state destinate ai comuni, anche se in una programmazione successiva 2027-2029. Nel comma 8 ritroviamo 4-9 miliardi dal fondo di sviluppo e coesione, non sappiamo nello specifico quale fondo di sviluppo e coesione, se è quello di competenza nazionale. Comma 8 di quale articolo chiedevano? Il comma 8 si riferisce all'articolo, il DL 19-2024, ovviamente vi dico subito qual è l'articolo 1, il quadro dei definanziamenti e dei rifinanziamenti, e all'interno dell'articolo 1 e il comma 8 prevede le coperture finanziarie per 15,5 miliardi, ovviamente una quota parte va per i comuni, le altre sono per altri spostamenti che erano stati fatti, anche per quelli dei comuni ricorderemo che erano 13 miliardi, poi nella discussione con la Commissione europea ne sono tornati 3, sono 10. Nel comma 8 ritroviamo 4,9 miliardi dal fondo di sviluppo e coesione, non sappiamo se è quota parte nazionale, regionale di quella comunale, spero non siano i POM metro, i POC metro del fondo di sviluppo e coesione. 1,7 milioni sono fondi FCOE ma di sola cassa. 1,8 miliardi da fondi destinati ai comuni per piccole opere 2027-2029, come dicevo prima, sono 1,06 2027-2029 piccole opere e 700 milioni di euro 2027 per le opere medie. Qui si aggiungono 565 milioni per le aree dei terremoti e beni culturali. 1,36 miliardi sul 2026-2028 da fondi investimenti e infrastrutturali, dovrebbero essere fondi statali, 900 milioni dalla riduzione del fondo opere indifferibili, il sostegno alla revisione dei prezzi, questo ovviamente impatta anche questo sui comuni, sugli anni 2025-2026, 800 milioni da riduzione del finanziamento rimborsi fiscali 2027-2028, queste sono le coperture che abbiamo ritrovato nel rifinanziamento. A questo ovviamente coperture se ne aggiungono altre di dimensione minore, no? Fondo di riserva per 420 milioni, 1 miliardo e 12 su diversi interventi nei trasporti, 1,24 su altri interventi, ma non sappiamo poi questi 10 miliardi quali progetti di
sicuramente di piccole e medie opere tutte, però sia del Pinqua sia di rigenerazione, siccome una quota parte è rimasta nel PNRR, non sappiamo quali progetti usciranno dal PNRR e rientreranno attraverso questi nuovi finanziamenti. Onestamente, visto che sono rimaste le stesse semplificazioni, per ora non è importante, sarà importante poi per le scadenze, che però il governo ci continua a chiedere di mantenere nel 2026 e credo sia la dimostrazione che ad oggi dal monitoraggio fatto non ci sono opere per le quali sappiamo già che andremo oltre il 2026, altrimenti il governo non ci avrebbe chiesto di mantenere il 2026 come data per l'ultimazione di opere non più finanziate col PNRR ma finanziate con altre risorse statali che sono quelle che ho elencato. Va bene, grazie. A questo punto ringrazio gli auditi per il contributo fornito ai lavori di questa commissione e dichiaro concluse le audizioni. Grazie, grazie anche per il collegamento, Presidente, grazie. Prego, Presidente, prego.